conclude questa prima tornata l'intervento di Maria Antonietta Farina Coscioni, poi anche un po' stimolato da quello che è stato detto avrei qualche domanda e qualche richiesta di delucidazione, ma prima la parola appunto a Maria Antonietta. Grazie Walter, ma consentitemi di ringraziare tutti voi per essere così numerosi, ringraziare i relatori che hanno accettato il nostro invito, ringraziare la dottoressa Virginia Cavaglioli che è la coorganizzatrice di questo primo appuntamento, ringraziare i rappresentanti delle associazioni, i singoli, i familiari, perché questa presenza numerosa mi motiva particolarmente, mi serve da stimolo a proseguire un impegno che almeno nell'immediato futuro si concretizzerà fuori dalle aule parlamentari, ma non per questo sarà da parte mia meno intenso. Anzi, sarà ancora più militante, ritenendo ovviamente la militanza per me uno degli obiettivi dell'associazione che ho contribuito a fondare ormai tantissimi anni fa, di cui sono presidente onorario. Vedo qui la presenza del segretario dell'Associazione di Coscioni di Romena Galli, quindi ringrazio anche loro per l'attenzione posta, per l'attenzione che poniamo nella nostra quotidianità a questo tema. Ringrazio anche il Ministro della Salute, che ora non è più qua, soprattutto perché nonostante i recenti dissensi, soprattutto sul tema, sulla questione che lui ha richiamato, quello dei livelli essenziali di assistenza, ma sempre nel binario, nel solco di quella civile dialettica che ha sempre caratterizzato il nostro confronto nella Commissione Affari Sociali della Camera. E ringrazio Emma per l'attenzione che ha posto a questo tema e per aver trovato il tempo per venire a dare davvero un prezioso contributo. E veniamo al tema, verso gli stati generali degli indicatori sociali della disabilità. Consentitemi di dire che il tempo che abbiamo dedicato a questo primo appuntamento è un tempo esiguo, quindi non abbiamo previsto all'interno di questo primo appuntamento una fase di dibattito, perché poi relegare insomma poco tempo alla fase insomma, di confronto, quindi non ce la siamo sentiti di stringere poi una fase del confronto di tempo non adeguato. Quindi in futuro l'ho anche comunicato, scritto a chi mi chiedeva se una fase di dibattito era presente, il tempo in futuro ci sarà molto. Credo che il titolo verso gli stati generali indica una sorta di fluidità, cioè un percorso che inizia e si cercherà quindi di attuare con spirito e approccio largo, cioè lo dico diciamo nel senso più estensivo e autentico del termine, quindi un approccio pragmatico e se si vuole empirico di chi sottopone ogni dato alla verifica e non teme di venire smentito e contraddetto, proprio perché questo credo che sia e lo è l'elemento costitutivo della ricerca. L'obiettivo è bene riassunto in quella specie di parola d'ordine che ha caratterizzato la vita di una grande insomma, scienziata, di una grande ricercatrice da poco scomparsa, che è Rita Levi-Montalcini. Lei, la sua parola d'ordine era occorre dare vita ai giorni piuttosto che giorni alla vita. Ovvio poi che se riusciamo a garantire e a dare entrambi le cose, siamo tutti diciamo, più sereni, più contenti. Quindi consideriamo questo appuntamento come un inizio, come di un cammino, di una ricerca, che spero questo convegno costituisca un momento importante,
che sarà poi seguito da altre occasioni di ricerca, di lavoro e di scambio di esperienze. Quello della disabilità è un tema, è una questione lambita. Io sono consapevole che proprio tutte le tematiche che le disabilità comportano, più o meno gravi, siano questioni fondamentali. Non esiste per esse una soluzione definita, non esiste, diciamo, per queste tematiche una risposta unica, in un determinato contesto, in un determinato momento, in grado di soddisfare tutte le necessità. Solo quindi un approccio pragmatico ed empirico può sicuramente costituire la centralità di tutte le storie, di tutte le problematiche. E una cosa che mi ha insegnato la mia esperienza di parlamentare, componente della Commissione Affari Sociali, è che certe questioni che riguardano migliaia di persone, migliaia di famiglie, sono colpevolmente ignorate dalle forze politiche. Però in che senso? Diciamo che non vengono percepite come questioni che hanno a che fare con quel bene comune che pure dovrebbe essere, diciamo, la stella polare di chi fa politica. Questo perché abbiamo trattato davvero diverse questioni all'interno della nostra commissione, però rispetto al tempo che abbiamo avuto, quindi un percorso, insomma, quasi 5 anni sostanzialmente, non abbiamo completato dei percorsi importanti iniziati, quindi per la nostra commissione sicuramente poteva uscire di più e poteva, per quello che è uscito, uscire anche meglio. Questo, insomma, va detto perché ho conosciuto e conosco colleghi e colleghi, come è stato anche detto, insomma, dal ministro Balduzzi, che hanno svolto e che continuano a svolgere con coscienza e competenza i propri incarichi, però non è la stragrande maggioranza, e gli effetti di questo, diciamo, disinteresse, di questa lontananza del bene comune, oggi li stiamo pagando tutti. Quindi è anche insomma, sotto gli occhi di tutti anche come siamo usciti dal voto, insomma, del 24 e del 25 scorso. Quindi ho pensato a questo convegno convinta, qui riprendo anche quello che ha detto, insomma, Emma Bonino, che si debba uscire dai tecnicismi, si debba uscire, diciamo, dal ghetto degli addetti ai lavori, per poter affrontare un confronto e un dibattito aperto, perché credo che le singole tematiche, dalla distinzione tra i sordi prelinguali, postlinguali, la politicizzazione, i protocolli naturali per l'apprendimento della lingua, siano questioni che devono essere condivise, devono essere dibattute, cioè, e non appunto essere confinate o non più confinate, diciamo, all'interno, diciamo, in mezzo agli addetti ai lavori. Sono migliaia, certamente milioni, se oltrepassiamo Chiasso, le persone che parlano senza emettere suoni e ascoltano senza udire. Quindi la questione di cittadinanza dignitosa, la questione della civiltà da una parte, ma anche e soprattutto la questione sociale, è ineludibile, e quindi verremmo meno ai nostri doveri di politici se dovessimo comunque continuare a non prendere consapevolezza e conoscenza di questo bisogno di cittadinanza. Altrimenti sicuramente esiste, possiamo vivere il bel senso solidaristico, la percezione solidaristica, insomma, della questione, però se questo senso solidaristico è male indirizzato, si trasforma sicuramente in boomerang, si trasforma sicuramente in pietismo, tralasciando invece la questione principale, che è appunto il riconoscimento dei diritti della persona, che in questo caso sono la parola, in questo caso sono la prevenzione della sordità, la logopedia, lo screening neonatale, l'integrazione, l'istruzione, le pari opportunità, appunto con l'abbattimento
di quelle che sono delle barriere culturali, delle barriere comunicazionali. Ecco perché tutte queste parole sono in qualche modo gli aspetti che hanno già cambiato il panorama della disabilità uditiva, e quello è quello che è stato anticipato nel suo primo intervento dal professor Gitti. E io qui ho ripreso una decina di righe di un libro, non questo ultimo, ma di quello di qualche anno fa, che è Sordità e apprendimento della lingua. E le 10 righe sono, ed è stato poi accennato anche prima, il rendimento scolastico è direttamente proporzionale alla competenza linguistica. Se i bambini arrivano a scuola senza competenza linguistica, nessuna tecnica, nessun insegnamento potrà cambiare la situazione. Non diventeranno mai competenti, non capiranno quello che leggono, non impareranno a scrivere correttamente e per la comprensione si affideranno al contesto e alla lettura labiale. Gli operatori sanitari e educativi potranno, con metodiche e tecniche, puntare ad un ampliamento della competenza semantica lessicale e con la tecnica della semplificazione procedere all'insegnamento delle materie. Ecco, io credo che queste 10 righe sono in qualche modo è riassunto il concetto, cioè il professor Gitti ci dice che non esiste il bambino sordo o cieco o dislessico quanto il problema di quella persona, di quel bambino che è sordo, cieco o dislessico. Come ogni bambino ha i suoi problemi, il problema insomma non è tanto il deficit uditivo o visivo, ma la lingua. Ecco, io credo che quello che ci stiamo dicendo è rivolto sicuramente a tutti noi, e il professor Gitti è rivolto, diciamo, a chi ha responsabilità, al legislatore, al politico. Il professor Gitti quindi sostiene che il Parlamento ha un compito che definisce allo stesso tempo difficile e impegnativo, perché in una società civile è infatti difficile sostenere che un gruppo di persone non possa autodeterminarsi e quindi costituirsi minoranza linguistica in base ad un deficit, ma se questo, cioè, ma sarebbe, cito sempre da quel libro, il riconoscimento della mancanza di solidarietà, del diritto dovere all'inclusione e un precedente per l'autoeliminazione di altri gruppi. Quindi il professore propone di unire sforzi, competenze, risorse, capacità per promuovere un'unica grande associazione perché tutti i sordi possano imparare la lingua di tutti e possano disporre di tutte le tecnologie sanitarie e sociali possibili per vivere con tutti, insieme a tutti, senza interpreti. Concludo dicendo che magari è un'utopia, è un sogno forse, però credo che per tutti noi le utopie e i sogni ci consentono di vivere, o comunque in questo momento come primo appuntamento vale la pena di pensarci, ragionarci e con spirito pragmatico ed empirico studiarvi insieme la praticabilità. Grazie. Grazie per le nozioni. Io in questa manciata di minuti che ancora restano vorrei porre un paio di questioni sia all'onorevole Binetti sia a Farina Boscioni. L'onorevole Binetti ci ha detto, se ho ben capito, che hanno svolto un splendido lavoro nell'ambito della commissione, che sono riusciti anche a ottenere la legislativa, e poi però questo loro lavoro non è arrivato a compimento, si è interrotto non tanto per la legislatura che è terminata, quanto perché ci sono state una quantità di resistenze da fuori. Ecco, siccome nulla accade per caso, quali sono gli interessi in gioco che hanno determinato queste resistenze? Perché si è creata la situazione che ci ha detto? Ma tutte e due, siccome state affrontando, avete affrontato, ci state raccontando di questioni che non sono né di pura accademia né marginali, ma che
in un modo o nell'altro finiscono per riguardare tutti noi. Non credete, lo dico da giornalista, che uno dei vostri prossimi obiettivi sia quello di conquistare degli spazi di comunicazione e di informazione da parte del servizio pubblico, perché queste cose siano, diventino consapevolezza comune e anche queste resistenze che avete incontrato abbiano, siano conosciute, si possano conoscere le ragioni e tutti noi possiamo poi valutare. Prego. Intanto vale un po' il discorso che si faceva, che in una commissione, che è un piccolo gruppo rispetto al grande gruppo dell'aula parlamentare, non tutti hanno la stessa conoscenza dei problemi e non tutti hanno, rispetto a determinati problemi, la stessa sensibilità, no? Quindi hai bisogno di un tempo che crei un sapere comune, un sapere condiviso, un tempo che si costruisce sulla base, da un lato, dello studio. Noi abbiamo dei disegni di legge, per esempio, di legge di partenza, presentati da alcuni colleghi, ma poi anche attraverso una serie di audizioni, che sono tanto ampie, tanto vaste, tanto articolate, quante sono le possibili prospettive che possono emergere. Generalmente il Presidente della Commissione ha anche una, diciamo, dimensione importante nel garantire l'oggettività, nel garantire la pluralità, nel garantire che le voci che vengono ascoltate siano delle voci che sono realmente, nella loro complessità e nella loro diversità, un riflesso di quello che è il mondo nella società. In tutta questa logica si inseriscono anche ovviamente le associazioni, associazioni di pazienti, associazioni di disabili, associazioni di genitori, associazioni scientifiche, società scientifiche, e ognuno cerca di far arrivare la sua voce in Parlamento. Diciamo che questo è uno degli aspetti anche più belli della politica, non sempre così conosciuti, ma che dimostrano come c'è una grande osmosi, no? C'è una parete molto permeabile tra quella che è l'aula del Parlamento, l'aula della Commissione e quella che è la società civile. Su questo tema concretamente è apparso da subito, no? una pressione molto, molto forte da parte di chi avrebbe voluto fare non soltanto oggetto del nostro dibattito parlamentare quello che poteva essere considerato immediatamente, perlomeno quello che della mia, parlo di subito alla luce della mia personale sensibilità, se detto prima sono un neuropsichiatra infantile, quindi per me è istintivo assumere il punto di vista del bambino e immediatamente dopo il punto di vista della famiglia. Per me quello è il mio orizzonte di riferimento prioritario. No? Viceversa, noi siamo trovati davanti a quello che diventava una sorta di tema quasi ideologico-antropologico, quello che parlava addirittura abbiamo trovato espressioni come la razza dei sordi, cioè come se fosse in qualche modo un pezzo di popolazione che occupava uno spazio e che in qualità di minoranza linguistica voleva e chiedeva che questa lingua, quindi con il tema della doppia lingua, avesse assolutamente una pari dignità all'interno dei modelli scolastici, ma anche all'interno delle facoltà universitarie e quindi anche all'interno di quello che poi potrebbe essere stato tutta la grande, come dire, formazione dei docenti di questo linguaggio. Perché sottolineo questa cosa? Perché, come facilmente capite, questo aveva spostato totalmente il baricentro del problema. Non era più un problema di natura sociosanitaria, no? Cioè non era più un problema che si poneva dalla parte del bambino con la sua disabilità uditiva, della sua famiglia, dell'itinerario del percorso che questo bambino avrebbe dovuto fare per integrarsi. Tutti noi auspicavamo che di questi bambini si potesse parlare, come in molta parte della letteratura si dice, dei sordi invisibili, non ti accorgi nemmeno che sono sordi, tanto sono perfettamente integrati nel modo di esprimersi. Viceversa, l'altro aspetto del tema era un tema, diciamo, che sembrava, come dire, affondare le sue radici anche nello spessore della vita di altre commissioni, che sono io, la commissione cultura, per tutto quello che significava il tema della lingua, della propria lingua, eccetera, eccetera. Il tema, diciamo, anche il momento in cui tu arrivi a immaginare una sorta di enclave di un paese che è costituita da, come dire, la popolazione sorda. Tenete presente che negli ultimi dati OMS i sordi nel mondo sono 360 milioni, quindi dico, non stiamo scherzando,
quindi l'idea di immaginare un universo di questo tipo già non era più strettamente competenza della Commissione Affari Sociali. Quindi noi ci sentivamo di assumere un punto di vista forte quando si trattava dello screening, un punto di vista forte quando si parlava della diagnosi, un punto di vista forte quando si trattava di fare, come dire, ricerca, un punto di vista forte quando si trattava di garantire a ogni bambino tanta logopedia quanta gliene serve per raggiungere la sua autonomia sul piano della comunicazione. Ma il nostro era, proprio eravamo commissione di legislativa, noi potevamo legiferare su quello che è una logica della tua commissione, quindi socio-sanitario. Ma il tema, così come veniva posto, aveva una serie di implicazioni che riguardavano, come dire, altre commissioni, altri universi preposti. E quindi in questo modo, diciamo, la legislativa veniva a perdere la sua dimensione, perché noi avevamo legiferato su cose che non erano prevalentemente le nostre competenze. La cosa è caduta lì. Ma un grande dispiacere da parte nostra, perché su questi punti, comunque, io con voi vorrei andare a vedere, perché sul sito della Camera c'è il modello di disegno di legge a cui noi eravamo arrivati, come facilmente immaginato, pesando le parole, pesando le virgole, pesando tutta una serie di cose che servivano proprio a dare rispetto a questo. E io lo considero un lavoro non compiuto, ma vi devo dire che anche come processo, come percorso, una delle tante cose, perché non sono poche le cose, una delle tante cose su cui la nostra Commissione ha lavorato davvero bene e con serietà. Mi dispiace, mi è piaciuto molto quello che ha detto il Ministro, perché io ero convinta, evidentemente non sono andata a verificarlo, che lui avesse inserito un'idea, perché era talmente acquisita la dimensione che noi, non potendo fare prevenzione, possiamo fare soltanto intervento precoce, possiamo fare quella che i medici che sono qua dentro, gli esperti qua dentro, sanno che si chiama la prevenzione secondaria. Noi potevamo evitare che un disagio legato alla causa che non siamo in grado di prevenire della disabilità si convertisse in una serie di handicap successivi. Dobbiamo prevenire questa cosa, no? E per, quindi parliamo della prevenzione secondaria, intervenendo su questo, e ci sentiamo tutti totalmente consapevoli di stare facendo qualcosa che era a vantaggio dell'universo dell'infanzia, perché lasciatemelo dire, a me sembra che non, per quello che riguarda la salute del bambino, in particolare la salute mentale del bambino, eccetera, complessivamente facciamo molto poco, ma questo riguarda altri temi, ho accennato prima, temi di cui mi occupo, cioè, mi sembra che facciamo poco, come se loro, la loro voce non riuscissimo a renderla sufficientemente presente nelle aule con i loro diritti specifici, quindi anche con un diritto che copre positivamente la funzione sussidiaria rispetto a quelle che sono le loro difficoltà. Questo è quello che ma io penso che per quel progetto di legge c'è stata una naturale fine. Dico questo perché vedo presenti in aula diversi esponenti del mondo delle associazioni e anche degli istituti scolastici, che sono stati poi auditi in commissione affari sociali, quindi potrei anche non aggiungere molto di quello che si è vissuto durante quelle audizioni. Dico semplicemente che per quella proposta di legge si sono avuti due approcci diversi. Un approccio che è stato vissuto e dibattuto nei due diversi rami del Parlamento. Al Senato quella proposta di legge, quindi questo va detto, è stata discussa e dibattuta nella Commissione Affari Costituzionali e quindi aveva un determinato approccio. E magari poi c'è qui un membro, come membro della Commissione Affari Costituzionali, ci può dire come è stato vissuto nell'altro ramo del Parlamento alla Camera. Quando poi dal Senato questo progetto di legge è arrivato, approvato, è passato alla Camera, è stato attribuito alla Commissione Affari Sociali della Camera. Quindi un progetto di legge che in quella commissione doveva necessariamente e obbligatoriamente avere un altro approccio. E qual era quell'approccio che io e la collega Binetti, come membri di quella commissione,
siamo stati costretti a dare, cioè quella di occuparci della piena integrazione sociale proprio come diritto dovere delle persone con disabilità, con sordità, quindi che poi è un dovere della moderna società civile e europea. Quindi noi non ci siamo sottratti, abbiamo semplicemente svolto quello per cui eravamo, cioè, e siamo chiamati a rispondere in quella commissione. Quindi questi due approcci diversi hanno portato letteralmente alla non approvazione di quella proposta di legge. Quindi qual è l'approccio? Quindi bisogna anche chiarirsi su questo per un dibattito, per un inizio di dibattito di questa nuova legislatura. È una questione di integrazione sociale? È un diritto dovere delle persone con sordità? È un approccio culturale? Quindi io penso che questo appuntamento e quelli che verranno, a questi quesiti bisogna pur rispondere. E quindi credo semplicemente di poter dare la risposta agli interrogativi che Walter ha posto in questa maniera. Poi se parliamo di pressioni, figuriamoci, per tutte le proposte di legge che arrivano in Parlamento ci sono le pressioni. Quindi credo semplicemente che aver chiaro che ci sono stati due approcci distinti nei due rami di Parlamento, nei due rami del Parlamento, ci possa, penso, con serenità, con pragmatismo, con continuare, anzi confrontarci proprio su questi punti. Direi che le questioni affrontate in questo convegno sono tutt'altro che esaurite, mentre invece si va esaurendo il tempo che avevo io a disposizione e comincerà adesso la seconda sessione di questo convegno. Io però vorrei concludere rinnovando l'invito. Se ha un senso il servizio pubblico radiotelevisivo è appunto quello di informare anche su queste questioni che invece sono largamente disattese e non vengono trattate. Quindi mi auguro che voi, dalle vostre rispettive future postazioni, possiate, come dire, recuperare il tempo perduto, esercitare quelle legittime pressioni perché l'ente radiotelevisivo di Stato informi anche su queste cose dove invece si registra il caso di Dino, un grande deficit. Cedo adesso la parola e la conduzione del dibattito in questa seconda sessione. Io ringrazio tutti quanti per la pazienza che avete avuto e adesso continuiamo. Senza di lui queste cose non sono possibili in materia, direi che è sicuramente la persona più pratica ed esperta. E sicuramente ringrazio i presenti e anche gli altri relatori, Antonino, il ministro e quello che mi ha seguito. Dunque, oggi allora io mi chiamo Virginia Raioli e ovviamente rappresento anche questa sede tramite solamente di cooperazione italiana che fa cooperazione europea, ma soprattutto mi collego a questo argomento perché siamo membri fondatori della piattaforma europea del dialogo culturale
Quindi sia come esperienza personale, professionale, che appunto svolgo da 15 anni, e soprattutto anche come esperienza personale, familiare in questa tematica, credo di poter abbinare seriamente anche una situazione e una diciamo così, realtà, quella che mi ha chiamato anche realtà di questa della difficoltà di comunicazione, quindi della difficoltà uditiva, molto, molto pratica. Volevo prima di tutto collegarmi, ho fatto veramente anche in questi giorni una serie panoramica e attenzione a tutti quelli che sono i documenti mondiali e soprattutto europei che inquadrano diciamo quello di cui stiamo parlando. Parto, la prima cosa che ho potuto leggere e consultare è la Convenzione dell'ONU. La Convenzione dell'ONU parla di delle persone con disabilità, ma sostanzialmente parla di che ogni persona praticamente quindi tutto il sistema sociale ha il diritto e il dovere di togliere ogni barriera per la piena ed effettiva integrazione e partecipazione nella società. Quindi questa è la base dell'uguaglianza, questa è la base della proprio anche di quei diritti che vengono poi richiamati dall'Europa nel successivo documento dell'anno 2000, dove di nuovo prende in considerazione i punti principali che riguardano la persona. Quindi soprattutto l'eliminazione delle barriere. Quindi quando noi purtroppo parliamo di barriera, troppo spesso rispetto alla disabilità ci concentriamo sulla barriera fisica, cioè sullo scalino, sull'accesso di un edificio pubblico. La barriera non è questa, cioè la barriera per anche la strategia Europa 2020 è crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Non possiamo dimenticarci che l'inclusione parte dalla possibilità di dialogo e dalla possibilità di comunicare con tutti. Quindi non ci possono essere come dire, delle finte linguistiche, passatemi il termine. Cioè non si possono fare delle confusioni di termini così grandi. Perché abbiamo togliamo il diritto alla persona di rimanere nella società, di stare e di vivere nella società. In più, e vi parlo veramente in questo senso anche veramente come esperienza familiare, Gitti non l'ha citato, ma il 95% delle famiglie che hanno familiari con deficit di TIV dalla nascita, con familiari dalla nascita con deficit di TIV, sono udenti. Quindi come possiamo pensare anche lungo l'arco della vita, perché poi farò riferimento ora, cercherò anche di essere breve, però a questa carrellata che vorrei fare dei temi più importanti delle agende europee e delle parti dell'inclusione sociale. Come possiamo pensare di togliere anche in età adulta o di portare via, passatemi il termine, persone adulte dalla famiglia d'origine per la questione dei segni? Perché abbiamo tradotto quello che purtroppo diceva prima Gitti, che il sordo è un popolo. Cioè, è una persona diversa da me? Una persona che ha un deficit uditivo? Assolutamente no. Quindi non posso pensare di credere
che siamo arrivati ad un livello di manipolazione così alta e così spietata. Ci devono essere delle altre ragioni che lo Stato, soprattutto le istituzioni, devono guardare e approfondire. Come abbiamo fatto arrivare a pensare a una minoranza linguistica o a una minoranza nella società? Io sono esterrefatta e di tutto quello che succede anche negli ultimi 3 anni o comunque anche solo in queste ultime 3 settimane, ogni volta che vedo questa spinta e questa, perché poi girando per l'Europa da 15 anni, a un certo punto io ho cominciato veramente a chiedere ai colleghi, a chiunque mi fosse accanto, chi era per me il sordo. E a parte questa parola, un po' come diceva Gitti, ma quanti di voi portano gli occhiali, ma qualcuno si è mai sognato di chiamarvi ciechi? Ma con tutto il rispetto per chi ha delle difficoltà più grosse. Cioè, dobbiamo, secondo me, veramente ritornare a un'umanità, cioè alla società, a un rispetto umano, reciproco, a tutto quello che poi l'Europa sostanzialmente ripete nei documenti. Allora io quando leggo gli otto ambiti di lezione principale, e ne ho presi in questa sede, ne ho presi 4 principali, però sono sostanzialmente quelli che ci servono. La prima la chiama accessibilità. Allora, accessibilità significa informazione, addirittura parte con i siti web, quindi con l'informazione, giustamente come diceva il giornalista, lo spazio pubblico. Per quale motivo lo spazio pubblico deve far credere alla popolazione, a chiunque, che i sordi parlano con dei gesti? Ma perché? Perché dobbiamo credere che una persona lungo l'arco della vita ha bisogno di un interprete, cioè ha bisogno di un altro? E quando ho chiesto, personalmente l'ho chiesto, perché sostanzialmente fino a 3 anni fa, onestamente, questa cosa non mi sfiorava, malgrado, come vi dicevo, l'esperienza diretta della deficit uditivo, ma ho totalmente parlato con un linguaggio del tutto adeguato. Ho chiesto, ma l'interprete si è mai chiesta cosa avesse capito la persona? Mi ha risposto no. Che significa che in sedi giuridiche, in sedi ufficiali, in sedi di scelte della propria vita, questa persona non sa neanche quello che fa alla fine? Io questo lo ritengo davvero veramente, e lo dico a tutti voi, una riflessione seria, umana, prima ancora che sanitaria e ovviamente di chiarezza e di informazione. Poi, tornando di nuovo a quello che dicevo delle 8 competenze, perché poi mi collego a quello che io ho voluto nel titolo, l'inclusione sociale, che tra l'altro, parlando anche con dei colleghi francesi, la parola inclusione non la vogliono usare, perché fino ad oggi è stata strumentalizzata politicamente per dire una persona entra in un gruppo solo se ha determinate caratteristiche. Allora, ma se invece guardo tutte le agende europee, i programmi di apprendimento permanente dell'adulto, l'educazione formale e non formale e informale, sono tutte piene di questa parola. Perché in realtà, ripeto quello che ho detto prima, bisogna capirsi sui termini, bisogna condividere dei termini e smettere di fare della confusione a seconda di cosa vogliamo ottenere o di cosa vogliamo fare. Perché esistono, come ho detto prima, quei principi, quei sani principi con i quali una persona, chiunque, deve stare in società, deve stare con gli altri, con tutti, deve essere libera, come diceva Gitti, deve essere libera di scegliere. E io posso scegliere solo se ho una lingua uguale.
una lingua parlata possibilmente, ma la tecnologia mi permette anche di esprimerla in un altro modo, comunque di leggere e di scrivere. Quindi formare una coscienza, una consapevolezza, perché poi se andiamo a vedere come si impara a parlare veramente, il processo di apprendimento della lingua di ciascuno di noi, di tutti, 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 indistintamente, è un processo complesso che non riguarda solamente appunto la parola, ma riguarda una serie di interazioni, come dicevamo prima, come diceva anche la dottoressa Vinetti, che partono dalla famiglia, che partono dal contesto ambientale, che parte dalla città piuttosto che dalla campagna. Quindi l'altro discorso che si collega a questa cosa, quindi se vogliamo essere dentro la società, se vogliamo capire la società e vivere la società, non possiamo non avere una conoscenza continua. E quindi mi collego di nuovo allora all'agenda europea dell'apprendimento per gli adulti del 2011, dove dice migliorare le competenze, migliorare la consapevolezza, dare aspetto critico, cioè dare la possibilità a ciascuno di noi di far critica dei media, di ciò che gli passa per la televisione, per le strade, quindi di scegliere, di saper scegliere. E allo stesso tempo alle persone che hanno difficoltà di dare adeguato sostegno e orientamento. Sostegno e orientamento non vuol dire imporre, non vuol dire tu sei sordo, allora puoi stare solo con i sordi, allora solo un sordo ti capisce. Perché se io ho un bisogno e io ho una necessità e vado da un medico, non sono io che faccio la mia diagnosi, è il medico che mi deve aiutare a risolvere il mio problema. È con la diagnosi che io imparo a capire come posso affrontare il mio problema. Quindi anche partendo dalla conoscenza, e la conoscenza, guardate, ne ho un'esperienza anche diretta da un punto di vista veramente sanitario. Chi si trova nella condizione, è vero quello che diceva Emma Bonino, fino a quando non ci sei dentro molte cose non le capisci, però è anche vero che quando ci sei dentro hai bisogno di capire, quindi la persona che ha quel problema deve capirlo per prima, ma deve essere aiutato a capirlo, ma non un giorno, non perché è nato così oppure perché durante la sua vita ha avuto quel problema, lungo un percorso di vita. Quindi la diagnosi non è solo quella precoce, la diagnosi è lungo l'arco della vita, per chiunque di noi, non solo per chi ha dei problemi o chi ha delle difficoltà, perché comunque anche l'aspetto educativo, anche l'aspetto della consapevolezza, come dicevo prima, non può che crescere con l'esperienza, quindi un'esperienza diretta della persona che cambia i contesti, cambia i luoghi, può cambiare lavoro, può cambiare gusto, quindi gli deve essere data questa possibilità. Quindi non si può accettare, non si possono accettare delle ghettizzazioni di qualsiasi natura, concettuale, culturale o addirittura di scuola. Io quando ho scoperto nel sito del Ministero dell'Istruzione ancora le scuole speciali, vi assicuro che mi sono venuti i brividi. Perché se io ho un problema e sto con uno che ha lo stesso problema, qual è l'argomento di cui possiamo parlare? Di cosa possiamo parlare? Che abbiamo solo, ci guardiamo l'un l'altro. Se invece c'è un'interazione continua di lingua, di situazione, di esperienza, e ripeto come ho detto prima, si cresce, si cambia, si migliora e si apprende di continuo. E quindi questo è vivere, stare nella società. E quindi mi ricollego all'altro punto fondamentale dell'ONU sempre, che dice partecipazione. Allora, come faccio a far partecipare qualcuno
se l'ho già escluso in partenza. L'ho già relegato in partenza, l'ho già etichettato. Non lo potrò mai considerare, alla fine non lo considero neanche come una persona. Quindi credo che sia, come ho detto prima, davvero essenziale e importante tornare a quell'aspetto umano, veramente a quell'aspetto relazionale di ogni individuo. Finisco col dire, così do poi la parola e poi magari avremo anche modo di dibattere. Sempre nel 2011 la commissaria europea diceva un'altra cosa importante. Intanto diceva: io leggo, diceva in inglese, ma io leggo, io capisco, io prendo responsabilità. Quindi, e quest'anno nel programma di apprendimento permanente, infatti, l'Europa ha dato una scelta, ha detto il 15% degli europei non capiscono ciò che leggono, non capiscono ciò che scrivono. Allora, se io non capisco ciò che leggo o ciò che scrivo, come faccio a prendermi veramente una responsabilità? E allora è una responsabilità da cittadino. Quindi partecipo, posso anche sbagliare, mi correggo, però partecipo e prendo delle responsabilità. E questo vale a tutti i livelli della società. Quindi non solo, diciamo così, tra virgolette, di quelli che vogliamo etichettare. Quindi il discorso della partecipazione. Poi quest'anno è anche l'anno europeo del cittadino. Ed è veramente in tutti i documenti europei partecipare. Non parla di inclusione, parla di partecipazione attiva. E guardate, parlando di partecipazione attiva, parla di dialogo. Il dialogo è un'interazione. Per cui se io non so cosa c'è dall'altra parte e non ho la possibilità di crescere la mia consapevolezza o la mia, o ad esempio il numero delle parole, non posso partecipare, non posso rimanere con gli altri. Quindi finisco col dire una cosa solo rispetto al perché la facoltà linguistica col pratica. Ed è importante. A livello europeo la cosa principale, e questo appunto nei progetti di cooperazione è fondamentale, è lo scambio. Allora, lo scambio delle esperienze fa in modo che qualcuno impari da un altro, fa in modo che qualcuno riveda quello che sta pensando o quello di cui era convinto. Perché la cosa più terribile sono le barriere culturali che fermano e bloccano il progresso e lo stare delle persone. Quindi tutto ciò che, diciamo così, crea convinzione negativa in fondo, perché io la convinzione la voglio vedere, la voglio legare a quello che io ho scritto, indicatori sociali per il benessere. Indicatori sociali vuol dire semplicemente, e qui mi collego invece al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa ha scritto 8 componenti per il benessere sociale. Ma guardate, la prima domanda che pone a ogni cittadino, a ogni gruppo di lavoro su questo benessere, è: che cos'è per te il benessere? Che cos'è per te il malessere? Quindi se noi non diamo la possibilità a qualcuno, a chiunque, di avere una sua opinione, una sua scelta, di cosa vuole fare, di come lo vuole fare, non gli diamo la possibilità di raggiungere il benessere. Non possiamo decidere noi. Prima qualcuno diceva: sì, effettivamente i genitori scelgono. È vero, ma è anche vero che il genitore ha il dovere forse di riflettere e forse anche di essere messo in condizione. Per cui apro la parentesi: il genitore si vergogna, tra virgolette, nei confronti della società, ma soprattutto ha un senso di colpa fortissimo che non lo supera, perché non viene aiutato a superarlo. Vi garantisco che non viene aiutato a superarlo,
perché fa silenzio, quel silenzio di cui si parlava prima, è il silenzio di, anche di colui che non conosce, perché vi posso garantire che malgrado avessi delle percezioni che qualcosa non mi tornava, io per 40 anni non riuscivo a parlare di sordità. Non sapevo cosa dire. Sapevo che c'era una sordità profonda dalla nascita causata da un'infezione che si chiamava Rosolina in gravidanza, punto. Non sapevo dire altro e non riuscivo a dire. Eppure ho fatto percorsi universitari, ho avuto esperienze europee per anni e anni e anni e anni, trattando di dialoghi culturali, eccetera, eppure non riuscivo a parlare di sordità. Quindi i termini sono estremamente importanti. E l'altra cosa che mi piacerebbe che un giorno la parola disabilità scomparisse, perché significherebbe che l'uomo ha imparato a parlare della persona, di ogni singola persona. Ognuno di noi ha e avrà sempre dei bisogni. Quindi, come dicevano due giorni fa in Irlanda, non li vogliamo chiamare più bisogni speciali, magari li vogliamo chiamare bisogni aggiunti? Bene, però li chiamiamo semplicemente qualcosa che insieme cerchiamo di risolvere, come si fa in qualsiasi altro problema della vita di tutti i giorni, quotidiani. Quindi quando spariranno le etichette e forse non saremo più qui a parlare di inclusione, ma saremo qui a parlare di o di progetti, comunque di iniziative che fanno in modo che crescano il benessere per tutti. Grazie.